Risotto al nero di seppia. Il risotto al nero di seppia è un piatto di pesce davvero sfizioso da preparare in pochi minuti. Si tratta di una ricetta tipica della tradizione italiana, frequente in particolare nelle regioni del nord adatto a febbraio. Questo risotto al nero di seppia è davvero gustoso e saporito, ideale come secondo piatto oppure come piatto unico. Seguite la nostra ricetta e scoprite come preparare un risotto al nero di seppia con ingredienti semplici e di facile reperibilità. Ingredienti: 320 g di riso carnaroli, 1 cipolla, 30 g di burro, 1 mezzo bicchiere di vino bianco, 200 g di seppia nera, 500 ml di brodo vegetale, cb di olio extravergine d'oliva, cb di prezzemolo, cb di pepe, cb di sale. Preparazione: iniziate la preparazione del vostro risotto al nero di seppia tagliando la cipolla a fettine sottilissime. Mettetela in una padella antiaderente con un filo d'olio extravergine d'oliva e fatela rosolare a fiamma media. Unite il riso e fatelo tostare per circa un minuto, mescolando con un cucchiaio di legno. Sfumate con il vino bianco e alzate la fiamma, lasciando evaporare l'alcol. A questo punto, aggiungete la seppia nera a pezzetti e mescolate per amalgamare bene il tutto. A questo punto, portate a bollore il brodo e versatelo a filo nel risotto, mescolando spesso e abbassando la fiamma. Continuate la cottura per circa 15 minuti, fino a che il riso non sarà al dente e il sugo non sarà ben amalgamato al riso. A cottura ultimata, spegnete il fuoco e mantecate il risotto al nero di seppia con il burro e il prezzemolo tritato. Aggiustate di sale e pepe, mescolate e servite subito il vostro risotto al nero di seppia ben caldo.